Buongiorno, benvenuto. Grazie. Allora, Come va? Ti metto in... buonasera a tutti intanto e do il... Allora, buonasera a tutti. Intanto do il benvenuto all'assessore alle culture di Palermo, Adam Darshuva, che è collegato direttamente all'ospedale dove in questo momento presta servizio. Allora, intanto inizierei subito con il messaggio. Il bel messaggio che il nostro sindaco ha dedicato alla settimana delle culture. Quindi ascoltiamoci il messaggio e poi sentiremo Adam. Non si sente, io non lo sento. Io non lo sento. Senti, boom. Ecco Adam, adesso sì. Mi portano per sentire più Si sente ora? Il sindaco non si è sentito? E allora Adam, cosa vuoi dire a questa settimana di cultura e streaming? Intanto buongiorno a tutti, anzi Buongiorno. buonasera a tutti. Ringrazio il presidente della Settimana delle Culture per avermi invitato. Ovviamente oggi mi sono trovato in una situazione un po' complicata perché sono di turno. Fare il medico per me è un piacere, è la mia professione e certamente è una professione che ho cercato sempre di conciliare con l'impegno di assessore. Io oggi sono particolarmente orgoglioso, del fatto che la Settimana delle Culture abbia scelto di andare comunque, fra virgolette, in onda, in questa situazione in cui il paese vive una situazione un po' complicata. Il fatto di aver scelto di andare in streaming, di andare online, di portare avanti comunque il vostro impegno è una scelta molto, strategica per la nostra città, perché permette a tutti noi di continuare a fruire di un evento molto importante. Io credo che il vostro impegno, la vostra programmazione siano lodevoli, lodevoli, e certamente esprimo apprezzamento per la vostra scelta, di continuare le vostre attività. Ho guardato anche il programma che mi sembra molto interessante perché non solo, offre visite guidate e esposizioni online, ma soprattutto affronta, le dinamiche attuali di questa situazione in cui noi viviamo. Affronta anche tutta una situazione riguardante la fase 2 con vari tavoli di discussione molto interessanti che io cercherò di seguire in prima persona perché credo sia molto utile che tutti gli operatori culturali assieme all'amministrazione cercano di discutere e di parlare, di capire un po' come portare avanti il nostro impegno nel settore culturale in questa fase 2, sperando che sia una fase che ci porta all'uscita da questa crisi. Certamente il settore culturale vive con profondo disagio questa situazione. Ma io sono più che sicuro che l'energia degli operatori culturali, l'energia delle persone che si impegnano ogni giorno come voi, assieme all'impegno dell'amministrazione e mi auguro anche dello Stato che si interessi un po' in questo settore, potremmo uscire tutti fuori da questo tunnel e potremmo riabbracciarci magari a fine anno, nel 2021, sperando che la prossima edizione della Settimana della Cultura sia un'edizione fatta di contatto e di vicinanza sociale. Okay. Grazie veramente per queste Grazie a voi e parole buon e lavoro. sicuramente noi
Grazie Adam e a presto naturalmente, poterci vedere in normalità. Io tifo per Grazie voi sia ancora. come assessore che come medico. Grazie, lo speriamo tutti. Adesso io rimetterei in onda il Grazie. messaggio del presidente, del nostro sindaco, grazie a te, che si è sentito male, mi sembra di capire. Usciamo. La diretta questa, problemi di rete, collegamenti, comunque ce la Dal faremo. 9 al 17 di maggio, in tempo di coronavirus. Un abbraccio affettuoso a tutti coloro che hanno dato e danno e daranno anche nel futuro vita a questa straordinaria occasione di rigenerazione urbana. Un'iniziativa che sicuramente ha tutte le caratteristiche di coerenza rispetto alla visione della nostra città. Io sono persona, noi siamo comunità, contro ogni forma di egoismo e contro ogni forma soffocante di appartenenza. Tutta la città, in luoghi pubblici e privati, tutte le realtà vive di questa città coinvolte in questa straordinaria iniziativa. Un'iniziativa che contribuisce a confermare quella che è una visione di una città che dovrà certamente uscire da questo tunnel in maniera rinnovata. Rafforzando e migliorando tutto quello che fino adesso si era fatto prima di questo terribile tunnel del coronavirus. Voglio esprimere apprezzamento agli artisti, ai volontari, a quanti organizzano questa iniziativa che si svolge online. Anche questo è un modo per vivere una nuova Palermo e mi auguro che per questa, come per altre iniziative, si possa in futuro organizzare una doppia edizione, quella con il contatto e la presenza fisica e quella online, per confermare l'importanza delle culture nella nostra città. Culture al plurale, con la E maiuscola. In maniera profetica, la settimana, ha annunciato quello che poi sarebbe diventato uno stile di vita, oltre che una scelta dell'amministrazione comunale, quello di esaltare le culture. Siamo tutti uguali, siamo tutti diversi e questo soprattutto si manifesta nello spazio della libertà che è proprio dell'arte. Ancora complimenti, ancora auguri e arrivederci alle prossime edizioni online e con presenza fisica. Sì, proprio così, online, confermando che il distanziamento è fisico e non sociale e noi non rinunciamo a questo rapporto comunitario che è proprio di una realtà che vuole tenere insieme tutti diversi e tutti uguali. Distanziamento fisico ma non sociale, ma non comunitario. Ancora auguri. Allora, grazie veramente al sindaco per questo messaggio che in effetti coglie il senso della nostra settimana, delle culture. Ha detto bene, plurale, noi siamo nati come settimana delle culture e questo vuole essere il nostro segnale. Quindi io do ancora una volta il benvenuto ai partecipanti e vi dico perché siamo qui. Quindi da oggi sino al 17 maggio, ogni pomeriggio alle 18:30 per circa mezz'ora saremo insieme a voi. Quindi per essere presenti in questo periodo di estremo disagio, come segno di solidarietà per il mondo dello spettacolo e delle arti e stimolo di speranza per il ritorno alla normalità, come ha detto lo stesso sindaco. Questa edizione web è stata realizzata grazie al contributo generoso degli artisti e delle persone di cultura che con entusiasmo, ripeto, con entusiasmo e affetto hanno accolto il nostro invito. L'edizione inoltre rende omaggio al mondo dello spettacolo che ancora di più oggi manifesta con preponderante vitalità a tutti i livelli il bisogno di esserci. Vi invito a immaginare cosa sarebbero stati i nostri giorni peggiori in questa pandemia quotidiana senza la presenza spontanea di artisti, famosi e non,
che con le loro performance ci hanno alleggerito il cuore e distratto la mente. Annuncio anche che nel corso della programmazione saranno visibili dei video dei tanti amici da sempre vicini alla Settimana delle Culture. Allora, questa sera sarà la musica ad aprire. Il sipario su questo palcoscenico virtuale si apre e ringrazio il maestro Ignazio Garcia che da casa ci regalerà due suoi brani al pianoforte, a seguire due brani di sua composizione. A seguire ci sarà Christian Tamalan e subito dopo l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal maestro Domenico Riina. Allora, grazie a tutti, buon ascolto e prima di sentire la musica avremo anche l'intervento della nostra sempre presente Presidente onoraria Gabriella Riner Filippone. Grazie a tutti e buona settimana in streaming. Anche quest'anno si ripete la Settimana delle Culture, ovviamente in forma diversa di quella che è sempre stata concepita per noi come un evento culturale che abbracciava tutta Palermo e la sua popolazione. È completamente cambiato il sistema, dato il periodo che attraversiamo, ma abbiamo voluto, nonostante tutto, in modo online, rifare questa nostra edizione. Non è stato facile, perché una caratteristica della nostra Settimana delle Culture era proprio il grande afflusso di pubblico a tutti i nostri spettacoli. Ogni volta, alla fine della settimana, si traducevano in migliaia. Oltretutto, sono sempre arrivati sia da tutta Italia e anche dall'estero tanti programmi che noi abbiamo poi sviluppato qui a Palermo. Indubbiamente, essendo purtroppo cambiato tutto, anche la Settimana delle Culture ha numerose mutazioni. Nonostante tutto, vogliamo essere presenti e ci saranno delle presentazioni di libri, delle visite guidate, dei concerti, sempre appunto un pochettino sullo stile di quello che abbiamo fatto nelle passate edizioni. E speriamo ovviamente al più presto che tutto possa tornare alla normalità. Noi facciamo adesso secondo quello che ci è permesso di fare, però vogliamo dare una testimonianza che la Settimana della Cultura è presente e soprattutto a tutti quelli che hanno sempre lavorato con noi. Thank you.
Thank you.
Oye, mira, te lo digo yo. Oye, mira, te lo digo, caballero, pa' que baile el bailador, que con esta rumba sabrosa, que te meta en situación. Lo digo yo, Sakura, ese perfume que lleva, la baito. Pero Sakura, 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 mira, te lo digo yo, te traigo una solución, pa' que baile los salseros. Pero mira, yo tuve, Sakura, ese perfume que lleva, Thank you.
Pitumbaito. 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 Sakura, Sakura, no lo vuelvas a tocar. Alele. Brascru, Sicilia! Grazie, Palermo! Domani alla stessa ora alle 18:30. Di nuovo grazie e una buona serata.